Chatterstorm, mamma mia che carta, tra l'altro foil etched, non è old border, la volevo prendere all framed, vabbè mi sono sbagliato, però ce l'ho, sono sicuro di avercela anche foil, che ci presenta, ci fa tornare finalmente alla programmazione regolare del canale, dove ogni settimana alternavamo un formato diverso su MTGO. Siamo finalmente tornati a giocare con questa carta, lo sapete dove andiamo a parare, in Pauper, sì ragazzi, lo so, è un mazzo odiato, ma è giusto e assolutamente sensato farvi vedere anche questo tipo di mazzi, come perché stanno rovinando il formato, molti giocatori di Pauper non sono d'accordo con questo mazzo in questo formato e vogliono e chiedono al gran voce il ban, speriamo che arrivi presto, speriamo che Wizard si accorga assolutamente di questo problema, ma devo assolutamente portarlo, devo assolutamente farvi vedere come funziona il nuovo Storm in Pauper. Quindi, innanzitutto, prima di cominciare, come sempre, il solito e genuino like sulla fiducia, anche se lo so che qui arriva il dislike, lo so, perché ci sta. Per chiaramente giocare Pauper ho qui accanto a me un esperto che proprio è adepto terra. Eccoci Alessandro, ciao, saluto a tutti, ormai lo conoscete. Ciao ragazzi, canale. E ben ritrovati da Kira. Esatto, è venuto un sacco di volte, un sacco, è la terza questa, vero? Penso di sì. Giocatore di Pauper assolutamente fenomenale, che ci quindi aiuta a destreggiarci nei meandri dello Storm. Ma prima di farlo, prima di quindi di affrontare il deck tech eccetera, sicuramente risponde lui, come esperto del formato, a questa domanda. Questo mazzo non va bene, giusto? Sì, assolutamente da bannare. Cioè, il formato praticamente non ha i mezzi che esistono in formati come Vintage, Legacy o Modern per fermare la meccanica Storm. Possiamo rispondere alle pedine 1-1, però in realtà in questo mazzo, come vedremo, le pedine raramente entrano come 1-1, la maggior parte delle volte sono dei 2-2, dei 3-3 o anche addirittura dei 4-4 e sono rapidi. Il problema però principale qual è? Che questo mazzo può chiudere con tranquillità, proprio con scioltezza, anche prima del quarto turno, e se non chiude entro il quarto turno può comunque allungarla di un paio di turni e andare sopra a tutte le risposte, il card advantage che gli altri mazzi possono presentargli. Sempre grazie a un'altra carta che con Storm. Vabbè, tanto adesso andremo a vedere il deck tech, però l'altra domanda che ti faccio è questa. Io ho visto un po' di risultati alle challenge, sì. Però non sempre, ce ne sono tantissimi presenti di questo mazzo, proprio tanti, top 32 ce ne saranno 16, quindi insomma sicuramente è un problema. Però non l'ho visto vincere. Ho visto vincere Affinity, ho visto vincere anche altri mazzi. Dimir Fate continua a essere molto competitivo. Che mi dici? Beh, il motivo penso che sia abbastanza semplice. Per quanto comunque sia un mazzo molto forte, esplosivo e tutto il resto, i mazzi Storm naturalmente tendono ad avere problemi dai mazzi che possono presentare Race più un sacco di interazione. Affinity e Fatine tendono ad essere praticamente le due strategie migliori per poter rispondere a Storm. Quindi potremmo quasi dire che praticamente sono i due mazzi migliori, perché i mazzi che stanno bene da Affinity e da Fate stanno automaticamente male da Storm. E quindi si crea una specie di circolo chiuso dove Storm è molto molto presente, è spesso il secondo o primo mazzo più giocato, però non sempre porta a casa il primo posto. È vero che qualche challenge l'ha vinta, però effettivamente se Affinity è un mazzo più giocato, anche magari il doppio rispetto a Storm, abbastanza normale anche che abbia più vittorie Affinity, almeno nel lungo termine. Ecco. Va bene, ma presentiamolo questo mazzo prima di appunto continuare questa conversazione, che sicuramente davanti alle carte è anche più facile. Eccolo il Boogeyman del buon Pauper. Mi è sparito l'ospite, ma adesso lo rimetto subito, non vi preoccupate. Sei sparito, non ti preoccupare, tu sei vero e concreto. Sì, io mi vedo ancora, esatto, per ora, quindi penso di essere. Ti vedi dentro te stesso ed eccoci qua appunto con questo Storm in Pauper, che adesso ti invito a descrivere. Quindi, allora, il mazzo penso che sia abbastanza semplice in realtà, cioè ha un sacco di carte che fanno mana rapidamente, che sono tutti i vari riti, Dark Ritual, Lotus Petal, Rito della Fiamma e Cabal Ritual. A quel punto poi ci sono
con le vere e proprie chiusure, che in questo caso è Chatterstorm, che è seguito da First Day of Class, che è praticamente una un vero e proprio carta utility, che oltre a dare un segnalino più uno, che quindi è un bonus permanente, ha anche la meccanica Learn di Strixhaven, che permette di andare a tutorare delle carte con il sottotipo Lesson Decide. Senti, una domanda velocissima, ma secondo te senza First Day of Class questo mazzo sarebbe forte uguale? Non sarebbe così forte, però comunque non avrebbe senso rimuovere First Day of Class, cioè a parte il fatto che vai a uccidere un altro mazzo molto più bello e molto più fair, che è Goblin Combo, penso che rimarrebbe comunque un mazzo forte, perché prima si giocava Goblin Bashwalker. Cioè, in questo mazzo non stiamo giocando Empty the Walls soltanto perché è stata bannata. Certo. Ok, le lezioni che giochiamo di side sono... Però io stavo solo facendo vedere, riconcentriamoci sulla main, scusa non ti volevo interrompere. Allora, dicevamo, abbiamo dei creatori di mana veloci, Rito della Fiamma da 2 mana a 1, Dark Ritual da 3 mana a 1, Lotus Petal da 1 mana a 0, Kabba Ritual da 3 mana a 2 o 5 mana se c'è Threshold, poi... Poi abbiamo delle carte che fanno mana fixing, che sono sia Chromatic Star che Mana Morphosis, ma anche le Suckland, che sono nella mana base. E sono delle terre che entrano tappate, ma possono o dare un mana di un colore se le tappiamo normalmente, oppure se le sacrifichiamo danno due mana di una combinazione di colori. Ok, come mai si usano queste carte? Queste carte qui ti servono per due motivi. Ti fanno fondamentalmente mana ramp, perché ti permettono di avere due mana da una singola terra, ma ti vanno anche a riempire il cimitero. Non avevo capito che ti dà due mana, ok, perfetto. Quindi c'è il fatto che entrino tappate, lo riguadagni, che poi stappi e ti dà due mana, esatto, che è quello che ti serve a te, perché tanto tu il primo turno quasi non lo giochi, no? Certo, primo turno tu fai solitamente terra tappata, passo, molto difficilmente fai... tipo turno 1 Chromatic Star o turno 1-2, per il semplice fatto che di terre base ne vuoi poche, e molte liste anche addirittura giocano senza terre base, oppure con una sola lista, con una sola terra base, preferendo di giocare tipo il full set di Pitbug, che con la terra tappata che entra in gioco con due segnalini, e che quando la tappi si rimuove un segnalino e ti aggiunge due mana di un singolo colore. Devo essere devo dire la verità, non conoscevo queste terre, le hai chiamate Suckland, è la prima volta, sì, che le vedo. Da che espansione? Chiamano Suckland perché devi sacrificarle. Certo, da che mentre espansione vengono? Il ciclo di Pitbull si chiama Depletion Land perché hanno il segnalino... Cos'è? Il segnalino Depletion, esatto. Quindi questa entra con due segnalini depletion, rimuovi un depletion e aggiungi due. Esatto. E poi dopo, quindi in pratica da quattro mana e poi si sacrifica. Ma è forte questa terra? Sì, infatti molte liste giocano 4 per di Pitbug e 4 per della versione rossa di Pitbug, perché puntano ad avere, cercare di avere praticamente delle partenze più esplosive. Però noi stiamo giocando questa lista sia perché a me non piace netto deccare pari pari le liste delle altre persone, ma anche perché penso che sia un po' più sensato avere una mana base un po' più stabile per cercare di interagire meglio con i mazzi che puntano ad andare un po' sulla lunga. E quindi avere delle terre che non sei costretto a sacrificare, tipo sul Full Vents, le terre base, ti dà un vero e proprio vantaggio sulle partite che si protraggono un pochino, certo, di più. Soprattutto certo sulle mani monoterra, okay, magari. Allora, comunque, continuiamo a descrivere la nostra lista. Abbiamo detto che ci sono delle carte che, appunto, per quanto riguarda il mana, fanno questo lavoro, e poi ci sono 4 Night Whisper e 4 Ransack the Lab. Night Whisper per fare vantaggio carte, Ransack the Lab per fare card selection. Esatto, sono diciamo la nostra parte di card draw che ci servono per tutte quelle situazioni in cui ci mancano carte in mano per fare praticamente massa critica di spell, oppure semplicemente stiamo scavando per cercare i pezzi della combo. Molte liste giocano looting e Singing Blood, però il problema di Singing Blood è che ti costa doppio nero specifico, e con questa mana base avere doppio nero lo puoi avere praticamente solo con Pitbug, oppure giocando qualcosa come 8 per di Chromatic Star e Chromatic Sphere, che non abbiamo in questa lista. Mentre il problema di Fateless Looting è che, nonostante costi un solo mana, ti toglie carte dalla mano. Looting rimane una carta molto forte, tipo nei turni in cui stai scombando, stai facendo Storm Count, perché ti permette magari di, con un singolo mana, di scartare due terre per pescare due spell nuove, ok, è forte,
Però se sei in una situazione, soprattutto nei matchup grindy, in cui vuoi, vuoi metterti le carte in mano, Ransack the Lab, che guarda le prime, fa praticamente ponder, guarda le prime tre carte, te ne aggiunge una in mano, è molto meglio. Cosa positiva di Ransack the Lab, inoltre, è che ti fa comunque cimitero per Cabal Ritual, e anche volendo per Rito della Fiamma, dato che Rito della Fiamma aggiunge mana rosso pari anche al numero di copie di Rito della Fiamma nei cimiteri. Ah già, prima questo non l'ho detto, quindi aggiunge due e poi uno per ogni copia di Rito della Fiamma. Esatto. Bene, direi che abbiamo fantasticamente... Vabbè, non abbiamo descritto Chartrest, non abbiamo... carta, esatto, Chartrest è tipo una versione dimezzata di Empty the Warrens. Empty the Warrens non si gioca perché non è legale. Dimezzata perfettamente perché costa due mana in meno e fa una pedina in meno. È bannata Empty the Warrens, Chartrest non si sa perché, in verità un po' lo sappiamo, perché adesso, un po' per sconvolgere il formato, un po' per vendere delle carte, chiaramente anche se sono comuni, di Modern Horizon 2, sicuramente questa carta, ragazzi, ha un ban sulla schiena. Sì, è ancora legale perché dovevamo fare questi video, no? Esatto, speriamo tra l'altro che quando usciranno questi video sarà legale, Alessandro, perché sennò dobbiamo rifarli, le sai, vero? Sì, dai. Va bene. Poi manca soltanto Galvanic Relay, su cui possiamo fare un piccolo appunto. Penso che fondamentalmente sia la carta che va a migliorare tutti i matchup che si basano sull'interazione. È praticamente Mind Desire, però ti fa giocare le carte solamente a partire dal turno successivo e solamente per quel turno. Allora, questa carta la si gioca in due modi praticamente. La puoi utilizzare come backup per quando ti neutralizzano la tua scombata, e quindi ad esempio fai tipo Storm Count 10, 12 o quello che è, fai i tuoi scoiattoli, però se tipo l'avversario ha, che so, una Mass Removal o ti neutralizza First Day of Class, tu comunque tiri un Galvanic Relay e puoi provare a scombare di nuovo il turno successivo. Altrimenti, se sei in early game e ti mancano tutti i pezzi della combo, però hai un sacco di carte che ti fanno card advantage o mana ramp, puoi utilizzare le tue risorse per praticamente ciclarle con un unico Galvanic Relay. Ad esempio tiro è tipo molto forte se sei in early game fare qualcosa come di 8 spell tra Dark Ritual, petali e così via, e poi tiri doppio Galvanic Relay. Comunque ci siamo dimenticati che nella tua lista giochiamo anche due Dures, perché, perché no? Sì, perché semplicemente è tipo il modo migliore per proteggersi la combo. E giochiamo perché... zero interazioni con la board dell'avversario. Zero, esatto. Significa zero. Però c'è First Day of Class, adesso descriviamo le lezioni. Andiamo a vedere invece cosa giochiamo inside. Questo è come Adepto Terra ha organizzato la sua side. Ci sono altre Dures, sempre per proteggerci la nostra combo. Poi per le altre carte lascio parlare te, perché io non ho idea di dove vanno e come vanno. Allora, Coin Truth è praticamente una risposta un po' universale, serve per quei permanenti... pure nel Mirror, immagino, si metta. Sì, serve, può servire anche nel Mirror, e inoltre può servire contro i mazzi a base nera, o i mazzi, magari anche gli aggro bianchi, nel caso ci mettono dei permanenti che fungono fondamentalmente da palo, che possono essere gli incantesimi che fanno danno quando entrano in gioco le creature, che c'è questo curse... Trespasser's Curse, l'incantesimo nero a costo 2 che fa perdere una vita a noi e guadagnarne una all'avversario ogni volta entra in gioco una creatura. C'è Pestilence, che è praticamente una Mass Removal sotto forma di permanente. Poi c'è anche ci sono tutti tipo Suture Priest, Souls Attendant, tutte le varie Soul Sister che vengono giocate in mono bianco Soul Sister, che adesso ha preso un po' piede grazie a Storm. Certo, che chiaramente loro guadagnano X, però poi se i tuoi sono 2-2 non servono molto le Soul Sister. Sì, infatti alla fine della fiera sono mazzi che cercano di vincere da Storm, però in realtà non sono così forti da riuscirci spesso. Allora, questa carta io non l'ho mai vista. Che espansione è? Cavalcavento o Weatherlight. Ok, puoi esiliare 3 black card dalla tua graveyard e non pagare il mana cost. Questo è ottimo. 3 esatto. Danni ha una creatura nera, non guadagni nera 3. E guadagni 3, bella! Allora, il motivo per giocare Spinning Darkness è che semplicemente volevo una risposta migliore a Gutshot. Gutshot viene usata nel 100% delle liste, però il difetto di stare sotto ad Hydroblast e di fare un solo danno. Quindi ho detto, potrei provare a giocare Spinning Darkness, che tanto alla fine della fiera Gutshot viene giocato quasi esclusivamente solo nel turno della scombata, per risolvere carte come Krarklan Shaman, ad esempio, che è un goblin di Mirrodin che fa da Mass Removal,
e dice sacrifica un artefatto, infligge un danno ad ogni creatura senza volare. Ovviamente puoi impilare l'abilità di Crackdown Shaman e sacrificare X artefatti per fare X danni a tutte le creature in terra. Quindi in Darkness è praticamente una rimozione che non fa perdere vite, è sempre una free spell nel turno della scombata, perché tanto alla fine della fiera si arriverà ad avere tipo 10 carte al cimitero, e può essere anche una risposta a The Coin Truth e The Coin Decay, perché se ci andiamo a uccidere la creatura in risposta al target della spell, ovviamente togliamo il target e gli impediamo la spell di risolvere. E ovviamente in questo spot è meglio di Gutshot, perché noi quando tiriamo gli scoiattoli in campo non sono mai degli 1-1, ma sono dei 2-2 o più grossi, quindi abbiamo la possibilità anche di ucciderci un nostro scoiattolo per neutralizzare la risposta dell'avversario. Quindi è una specie di duress addizionale in quello caso. Figo. Allora, passiamo a Flaring Pain. Anche questa è una carta che non ho mai visto. L'espansione che è? Time Spiral? No, è Judgment, mi pare. Judgment, ok. Il danno non può essere prevenuto questo turno, quindi a 2 fa questo, e poi a flashback rosso, questo per evitare le nebbie. Esatto, mazzi come troll. Esiste una risposta a nebbia, ma sai, io non lo sapevo. Penso che sia tipo una cosa abbastanza limitata. Forse unica, non lo so, non so. C'è pure flashback, tra l'altro, fortissima, questa contro Tron chiaramente ti permette di... Sì. Avete contro Tron e contro i mazzi a base bianca che giocano Prismatic Strength, che tra è sempre una nebbia. Perdonami, ma contro Tron tu G1 non stai proprio comodo, o sì? Contro Tron vince... Allora, Tron è un matchup che passa dall'essere strafacile ad essere impossibile da vincere, anche nonostante la presenza di Flaring Pain. Ah. Dipende semplicemente da se riesci a scombare entro turno 3, turno 4, oppure se tipo lui non ha proprio niente in mano, o non gioca i dignitari. Quindi sì, tipo... Con dignitario ti uccidi. Io ho una win rate abbastanza bassa contro Fogtron, nonostante Fogtron sia poco giocato al momento, ma quello dipende anche dalla presenza di Affinity, che storicamente è messo molto bene da Tron. Certo. Ah, Weather the Storm, immagino che non abbia bisogno di presentazioni. Noi esatto. Abbiamo la meccanica Storm, se qualcuno ci vuole aggredire, tiriamo fuori questa carta e vinciamo automaticamente, esatto. Perché già guadagnargli 26 vite, no, non si può, 26 tra l'altro, 24 vite, immagino che nessun mazzo aggressivo ti prenda. E passiamo alle nostre 4 lezioni, che le metto qua, una per... Guarda, le metto tutte qui belle, così le possiamo descrivere per benino. Cosa dico, fanno queste 4 lezioni? La cosa positiva di questo tipo di strategia è che tu fondamentalmente non vuoi mai sedare troppo, no? Perché tante di 4 carte solitamente non andremo a sedare. Certo. Quindi abbiamo molto spazio di side per giocare le carte tutorabili. Sono tutte quante risposte extra per varie situazioni in cui potremmo essere messi male. La più importante è quella a costo 5, secondo me, perché va a risolvere già dal G1 i vari permanenti che possono distruggere la nostra strategia. Certo. È un Vindicate overcosted, però funziona. Anche soprattutto perché tanto giochiamo tipo i riti migliori della storia di Magic, a parte Lion Seed. Tra l'altro ho un Vindicate un po' meno Vindicate, perché questo prende non terra, ma vabbè. Esatto. Questo fa Scry 2 e pesca. Sì. Questa è tipo la meno importante di tutte quante, per il semplice fatto che è un cantrip, quindi ma che vada, ti dà una spell extra per scavare oppure per fare storm count. Poi c'è questa che ti dà... Elemental Science serve fondamentalmente per andarsi a tutorare la foresta, che giochiamo main deck, perché possiamo fare una qualcosa del tipo First Day of Class, vado a prendere la lezione che tutora terra base, con la lezione vado a prendere la foresta e... First Day of Class mi dà il mana verde per giocare Chatterstorm. E poi Pest Summoning. Pest Summoning fondamentalmente è una carta che con scritto sopra pago 3 mana, faccio Storm Count 3, perché mette in gioco 3 creature. Le due pedine più la pedina extra di Chatterstorm. Perfetto. E quindi che ti dico che possiamo assolutamente andare, mentre tu ricostruisci insomma gli ultimi pensieri sul mazzo, possiamo andare a giocare la nostra league. Sto entrando, mi sto iscrivendo e sto aspettando un op. Quindi mazzo sicuramente da bannare, ma mazzo, mi dicevi, divertente da giocare. Questa è sempre una cosa positiva, no? Sì. Ti dico, divertente per me perché a me piace giocare Storm, cioè il tipo di strategie che preferisco sono combo e control, no? E quindi tipo mazzi come Fogtron, Elfi, sono praticamente le mie strategie preferite. Chatterstorm, Storm, in questo caso è un tipo di combo molto solido perché
può sembrare strano che un mazzo Storm a 14 terre, che praticamente ha soltanto due Dures e ha una mana base così strana, possa star bene dalle strategie più lente, ma in realtà dalle strategie quelle là che appunto cercano di predare magari no, però di settarsi contro Storm, invece ci stai bene, perché comunque hai carte come Night Whisper che ti fanno card advantage, e poi hai tipo anche Galvanic Relay che è una carta che quasi ti vince molti matchup da sola. Comunque, infatti, volevo dire semplicemente che ci stiamo mettendo molto a cercare... Ah no, in verità l'abbiamo trovato, però vedevo che i numeri dei giocatori attivi sono un po' diminuiti e quindi si sente diciamo, non perfezione del formato. Scusa se ti ho interrotto, finisci la frase, ma io intanto ho vinto. No, dicevo semplicemente che ci sono molte persone, questo è un keep, molte persone che pensano che sia meglio bannare carte come First Day of Class oppure Galvanic Relay per lasciare Chatterstorm. Partiamo con quella Sulfur Vent, con il vulcano. Molte persone pensano che questo mazzo sia abbastanza gestibile bannando carte come First Day of Class oppure Galvanic Relay, però alla fine della fiera, perché in Pauper solitamente hanno a parte Expedition Map, hanno sempre bannato la minaccia vera e propria e non gli enabler, perché non ci sono appunto troppe risposte. Facciamo terra e passiamo. L'avversario è partito con palude, quindi o si tratta di un mirror che ha pescato la mono palude, oppure si tratta più probabilmente di qualche mazzo. Siamo contro blu nero che si è ciclato per isola, oppure siamo contro qualche mazzo più reattivo, tipo poteva essere mono nero oppure anche fatina in questo caso. Allora, abbiamo pescato la pitbok. Direi che possiamo partire con un Night Whisper, tanto abbiamo la possibilità poi di fare l'endrop. La partita in questo caso stiamo cercando semplicemente uno spot in cui lui o si tap out oppure abbiamo un follow up dalla sua eventuale risposta. Potremmo fare pitbok, sì. Come mai non metta tappata? Scusa, questa entra stappata, no? No, entra tappata. Entrano, a parte le terre base, no, fai pitbull. Ah, ho sbagliato, sì, me l'avevi pure. Vabbè, più che altro ti dava un mana extra ed era comodo togliere già un segnalino per poter, per poter fare un turno in cui avremmo potuto fare qualcosa del tipo, cioè, toglievamo un segnalino adesso, magari poi scavamo un cabarito, l'avevamo più male. Allora, a questo punto direi che possiamo andare con un Ransack the Lab. E tappiamo le due nere, dai. Tanto penso che qua ti faccia Sprite e non penso che ci troveremo in una situazione... Qua prendi Galvanic Relay. Facciamo pitbok e passiamo. Non possiamo partire con Rito della Fiamma qui perché lui ha troppe interazioni. Galvanic Relay qua è importante perché ci permette di giocare attorno alla sua strategia, fondamentalmente. Penso che adesso vediamo cosa intende fare lui, però dobbiamo praticamente cercare di partire il prossimo turno. Però cosa importante è che non dobbiamo saccare tutte quante le terre subito, eh. Dobbiamo valutare un po' in base anche a quello che ti può rispondere. Allora, direi che partiamo tappando Geothermal Crevice per rosso e facciamo Rito della Fiamma. Praticamente questo turno vogliamo sforzare l'avversario a tirare un counter su qualcosa e abbiamo un Galvanic Relay come follow up che ci fa vincere la partita. A questo punto direi che puoi tappa pitbok per aggiungere due mana neri. Quindi levo un segnalino. Si può fare altrimenti, ok, a posto, non si può scegliere, giusto. Facciamo una mana morfosi usando un mana nero e un mana rosso. E cosa scegliamo? Scegliamo ancora nero rosso. Quest'uno facciamo Galvanic Relay e per avere qualche chance. Adesso possiamo fare. No. Facciamo un'altra manamorfosi prima. Sempre. Facciamo verde rosso. Così fingiamo anche di avere un coso. Ok, abbiamo 7 al cimitero. Quindi qua possiamo fare Cabal Ritual utilizzando il nero e un rosso. Anzi, utilizziamo nero e verde. Non cambia niente, sta tranquillo. A questo punto andiamo di Whisper utilizzando due neri. Sì. Ok, facciamo di nuovo Rito della Fiamma, tanto il mana ce l'abbiamo. Di mana, veramente.
Facciamo first day of class utilizzando un verde, scusami, un rosso e un nero. Probabilmente lui ci neutralizzerà questo. Se non ce lo neutralizza, vuol dire che ha coin decay oppure coin truth, che sono le risposte per Chatterstorm. No, abbiamo semplicemente decide di... vinto. Sì, lui ha sbagliato a concedere. In ogni caso, in questo spot avremmo preso il cantrip dalla side, avremmo utilizzato il cantrip e poi avremmo fatto galvanic. Non ho trovato niente, cioè. Cos'è? Oh, sì, lo so, ma l'importante era fare galvanic relay questo turno, no? Certo. Puntavamo a fare Chatterstorm adesso. Certo. In questo allora, via due chromatic star dentro due dure, se abbiamo, siamo a posto. Come, scusa? Ok, due chromatic star dentro due dure se siamo a posto. Allora, esatto. Questo è una cosa che voglio dire, ragazzi, al di là del fatto che io non sia il giocatore migliore da seguire per quanto riguarda le giocate, ma quando ho questi campioni che mi fanno l'onore di venire sul canale, vedete che si sale da sempre poco, cioè certi mazzi come questo non devono mai sadare troppo, magari se si è un cotter, però fondamentalmente poi il mazzo non funziona se voi sadate troppo. Cercate di levare quelle carte giuste che vi migliorino il matchup senza esagerare, giusto Adepto? Quello sì, è vero, però ti dico, purtroppo devo dirti che tipo io solitamente tendo a preferire le strategie dove devi sedare qualcosa come 10-15 carte. Ah. Vabbè, però questo dipende, cioè dipende dal mazzo. In questo caso i combo vanno toccati il meno possibile. Che faccio con questo? Questo è un instant keep. È un? Instant keep, cioè snap keep. Cioè, vabbè, se mulligan questa mano, devi essere preso a sberle se mulligan questa mano. Ok. Vado prima con la rossa o con la nera? Io direi che prima vediamo cosa peschiamo, perché abbiamo due linee di gioco attuabili qua. No, avendo pescato Galvanic Relay, partiamo comunque con la Sulfur Vent. Il fatto è che avremo... nero. Ok, nero. Sì, da nero oppure blu-rosso. Il punto è che avremmo potuto eventualmente qui fare un qualcosa come Rito della Fiamma, Manamorfosi, oppure fare Chromatic Star. Ma quando? Scusa, non ci avevamo in mano? Se sacrifichiamo la terra, dico. Ho capito, la terra si può sacrificare da tappata? No, no, dico il secondo turno 2. Adesso, no, ok. Vai. Ok, non siamo in una bruttissima situazione qua. Però probabilmente non ha senso fare Galvanic Relay adesso. Quindi direi che facciamo Chromatic Star, Pitbug. Possiamo permetterci di fare Pitbug qui, giusto perché mi dà un mana extra senza sacrificarla. E avendo fatto Chromatic Star abbiamo il mana rosso per poter tirare Rito della Fiamma senza sacrificare Sulfur Vent. La cosa importante di Galvanic Relay, vorrei dire, che è che praticamente quando ci andiamo a settare un turno successivo con una o due copie di Galvanic Relay, lo facciamo con l'ottica di lasciare in campo più terre possibili, perché non siamo certi di andare a pescare i riti con Galvanic Relay. E avere molto mana in campo con molte carte desiderate di Galvanic Relay ti dà la possibilità, più chance di poter lanciare le carte. Allora, le risposte che ci può proporre lui fondamentalmente sono di due tipi, cioè Hydroblast, Dispel oppure Sprite. Quindi direi che possiamo partire tappando Pitbug e tirando Night Whisper. No, non sacrificare. No. Scusami. Per questo turno non proviamo a fare Galvanic Relay perché possiamo ancora aspettare. Se lui ha qualche risposta con Night Whisper... Comunque, cioè, devo dire questo, Alessandro, questo mazzo mi sembra veramente consistente. Cioè, sì. E se non hai quello, hai quello, e se non hai quello, hai quella. Cioè, molto, molto consistente. Sì, sicuramente lo è. Allora, adesso abbiamo da 2 a 3 mana perché abbiamo anche Lotus Petal. Se sacrifichiamo Sulfur Vent, no, stavo pensando se ci fosse la possibilità di fare Rito, Manamorfosi Relay, però moriamo veramente da un singolo counter. Quindi a questo punto giochiamo la Geothermal Crevis, che è la terra con il fungo, e passiamo. Beh, cosa bella, sai cosa, quando viene attaccato da un 1-3, cioè o nel formato esiste un mazzo aggressivo che ti mette pressione mentre backup con i counter, ma se tu mi attacchi con un 1-3, un 1-1, una 2-2, un ninja che pesca, eccetera, io tempo per scombare ne ho. E purtroppo la meccanica Storm non si ferma, no? Cioè, nel senso, se io ho sia Chatterstone che Galvanic Relay, comunque qualcosa combino. E adesso siamo comunque tutto sommato in uno spot molto favorevole, perché stiamo facendo l'endrop ogni turno e abbiamo un bel Galvanic Relay in mano che ci dà un follow up abbastanza consistente.
Per cui, meno che lui adesso non ci faccia una Dures, dato che Fatina adesso stanno cominciando a giocare le Dures appunto per Storm, non dovremmo praticamente avere troppa necessità di correre qui. Se adesso lui ci propone un ninja, potremmo pensare di partire. Se no, altrimenti abbiamo la possibilità di aspettare ancora. Allora, lui ha 4 mana open, può fare doppia o tripla risposta. Sai che ti direi che facciamo terra passo anche qui? Già abbiamo mana in più il prossimo turno. Dicevo, la cosa bella è che fin tanto che lui non mette pressione, noi possiamo fare terra passo. Sì, cioè... infatti ti dicevo questo, cioè quando i combo... fondamentalmente, sai, in un formato come Modern, la gente non ti dà tempo. Non ti dà tempo e infatti tipo... i combo sono quasi scomparsi, e va detto che in questo momento non, cioè, se tu becchi Hammer Time, quello ti ammazza di secondo, cioè di terzo, se tu non fai niente, devi interagire con il tuo avversario. E quindi i combo sono in questa situazione qua, che è abbastanza strana, mentre qui, se non c'è il giustamente in Power le carte non sono, non è che c'è Goblin Guide, no? Se tu mi vieni con un 1-3, io aspetto di avere la mano perfetta, magari aspetto pure la Dures se vuoi, per vedere che cosa hai in mano tu, e poi scombo. Certo, poi considera comunque che tipo anche uno dei motivi per cui Affinity è tanto forte adesso, cioè turno 3 gli appoggi 16 di forza, puoi chiudere a turno 4-5. Credo. Ok, abbiamo pescato Rito della Fiamma, a me piace come cosa perché ci dà più chance di fare un bel relay grosso grosso. Direi che possiamo partire facendo un qualcosa del tipo tappo per rosso la Geothermal Crevice e vado con un Rito della Fiamma. Lui probabilmente ce lo lascia passare questo qui per il semplice fatto che abbiamo comunque un sacco di mana in campo. Facciamo il secondo Rito della Fiamma. Poi possiamo lanciare una Manamorfosi. Dato che nero ne abbiamo abbastanza in campo, possiamo chiamare tipo un... facciamo un rosso e un verde. Bello. Ok, praticamente questo è il turno dove facciamo First Day of Class più Chatterstorm. Lui ci risponderà in qualche maniera, perché è probabile che ce l'abbia la risposta. E quindi abbiamo come follow-up Galvanic Relay. A questo punto facciamo Lotus Pita, giusto perché in questa maniera lui dirà: ah, ma allora i Chatterstorm in mano e quindi stai cercando di partire. Facciamo Manamorfosi, sì. Chiama sempre... sai, possiamo chiamare di nuovo rosso-verde. Bella, Chromatic Star, comunque facciamo di nuovo Manamorfosi tanto. Cioè, solitamente le stelle possiamo tenerle per ultime quando si tratta di aggiungere il mana, per il semplice fatto che possiamo anche filtrare il mana verde. Poi sempre rosso-verde, dai. Ok, questa fa schifo. Direi che possiamo spaccare la Chromatic Star che c'è in campo per aggiungere... sì, spaccala semplicemente per pescare. Bello. Quindi a questo punto andiamo di nuovo di Chromatic Star. Questa volta usa un mana verde per fare un mana rosso. Uso un mana verde. Voglio un mana rosso e uso un verde. In questo caso il nostro piano sarà tranquillamente di fare. Vabbè, qua allora vogliamo fare tappa Pitbull. Così abbiamo 5 mana. Facciamo First Day of Class, usa un mana rosso e un mana nero. E lui la countera questa? Probabilmente ce la neutralizza. Perché se è questa la carta che fa vincere, infatti... Ok, a questo punto abbiamo 3, 4, 5, 6 mana senza sacrificare le terre. Con 6 mana cosa possiamo fare? Sicuramente vogliamo fare un Chatterstorm adesso, quindi direi che puoi fare Chatterstorm utilizzando verde e nero. Poi giochiamo Geothermal Crevice. Come si fa a mettere... Devi dare ok per ogni cosa, perché non dà target. Non è come Gripshot o Tendri. Non posso dirgli... sì, fine, fallo tutto. No. Cioè, vabbè, anche uno dei difetti di Magic Online. Qua giochiamo terra e facciamo un bel Galvanic Relay da 11 carte che ci permette di ripartire da zero. Cioè, del tipo, ah sì, avversario,
Tu pensavi di aver vinto adesso, ma invece... Ma non vuoi fare anche questo, no? No, quella ci serve perché lui può avere una un'altra risposta in mano, sotto forma di mass removal. E quindi ci teniamo il secondo Chatterstorm in mano, perché i copie di Chatterstorm ne abbiamo solo 4 e quindi non siamo certi di vederne altre. Dai, troppo. Ovviamente troppo. Questa è stata una... penso una scombata ideale, perché... abbiamo fatto un sacco di carte, cioè, che... anche se succede qualcosa il turno dopo io ti faccio tutte quelle carte lì, cioè wow, mi sembra chiaramente, cioè gli altri stanno giocando un altro Magic, tu stai volando su un'astronave e loro hanno la macchina. Lui aveva i coin truth, forse ha sbagliato a farlo questo turno, ma penso che non abbia altre, penso che probabilmente, perché fa se fa sprite qui vuol dire che ha ninja in mano, due o tre carte, adesso se ne andrà praticamente a pescare altre due se fa ninja su sprite, quindi avrà un counter in più che non, a cui non possiamo rispondere con Dures, perché Dures non, certo, non possiamo rispondere con Dures, però vale. Il motivo per cui non abbiamo messo le rimozioni per creatura in questo matchup è per il semplice fatto, ok, grazie avversario, ci hai fatto vincere. Cioè, oddio, in realtà dobbiamo pescare anche un altro first day of class, però considerando il fatto che abbiamo già scavato metà mazzo, abbiamo buone chance e poi abbiamo Però non abbiamo tanti peschini, a dirla tu. Abbiamo un due Ransack. Abbiamo due Ransack, abbiamo però anche un Galvanic Relay, quindi se... Ok, adesso ci fa due danni, ci manda a 13. Adesso dopo ha una board, giustamente, ma è troppo tardi, no? Sì, penso che sia un po' troppo tardi. Ci ha dato molto tempo per far settarci la nostra partita. Quindi... Allora, mi riesce a ingrandire la zona di esilio che possiamo giocare, grazie. Ti direi che addirittura possiamo pensare di sacrificare l'Autospital per partire a fare i Cabal Ritual, perché così ci lasciamo intatte le terre in campo. Quindi prendo un nero qua? Sì, e cominciamo, poi? Poi facciamo tira tutti i riti che hai al cimitero, che hai in esilio. Ma con questo rosso, per esempio? No, intanto tiriamo i Dark Ritual. Ah, giusto, scusami. Ma quanto mana hai esiliato? Cioè... Non lo so. Più mana che anima. Sì, è una cosa divertente. A questo punto ti direi che possiamo sacrificare una terra. Sacrifichiamo una Geothermal Crevice. No, vorrei fare prima Manamorfosi, sai? Perché... Sacrificala, dai. Perché semplicemente abbiamo già una terra in mano e Manamorfosi si cicla. Qua aggiungiamo rosso, scura. No. Possiamo aggiungere un rosso e un verde, perché tanto abbiamo già abbastanza terre che danno rosso in campo. Facciamo Night Whisper. Noi dobbiamo solo trovare la first day of class, eccola. Vinto. A questo punto... Ho fatto della bacca, se ne prendo un'altra. Sì, dai, proprio annichiliamolo. Facciamo una Dures qua, dai. No, volevo vedere cosa viene. Sì, prendiamo un'altra first day of class. Adesso... Ah no, non ci serve Galvanic Relay, no? No, no, vabbè, qua... No. Vabbè. Come no? Mi difesi, c'ha due terre. Boh, sacrifica tutte le terre. Proprio non guardiamo in faccia più nessuno. Sacrifico... Ah, no, non devo fare tutte le spelle, Dures, tutto. Ah, fai un altro Dark Ritual. No, ma tanto non servono. Guarda che sono cumulativi First Day of Class. Davvero? Sì. Facciamo First Day of Class utilizzando un rosso e un blu. Ah, il blu, scusa. Perché ho del blu che non mi serve? Ah, perché me l'ha dato qualcosa. Ok, giusto. Che devo prendere? Facciamo che scarti la Geothermal Crevice che hai in mano, perché Learn non ti fa solo tutorare, ma ti può fare anche pesco scarto. Certo. Cliccare la Geothermal Crevice che hai in mano. Devo fare no? No, devi cliccare la Geothermal Crevice che hai in mano. Perfetto. Perfetto. Bene, vabbè. Facciamo di nuovo First Day of Class, un blu e un rosso. Una volta il blu lo utilizzo. Facciamo sempre scarto della terra che è in mano. Tiriamo Rito della Fiamma. Facciamo di nuovo First Day of Class che abbiamo in mano. A questo punto possiamo andarci a... Beh, decidi tu cosa prendere. Vabbè, tanto, allora prendo quello che gli spacca un permanente. Sì, togliamo un pezzo. Abbiamo 9, 11, abbiamo qualcosa come 14 mana, quindi ne abbiamo. Quindi li spacco col Magangler. Sì, quella riducila così non va più in mezzo. Basta che ti lasci due mana verdi e siamo a posto. Vabbè, gli prendo solo nero qua. Cioè, ok. Solo nero. Eh sì, ah,
Lui però pesca, quindi gli faccio Dures. Se proprio vuoi. Però ha pescato una fatina che non serve a niente. Va bene, Charterstar. E il verde me lo lascio, così lo posso rifare, giusto? Ma scusa, sì. E perché chiudiamo? Ah, no, sono rapidi? Perché Ferdinand sì. Dà anche rapidità oltre al segnale. Esatto. Vabbè, dai, cioè nel senso, ok, però dai, cioè questo è proprio quasi come rubare le caramelle ai bambini, cioè nel senso... Abbiamo fatto qualcosa come 18 scoiattoli 4-4, turno 6, ci sta, dai. Rapidi, ma dai, vabbè. Ragazzi, grazie per aver guardato, oggi è lunedì, come sempre vi aspetto in live questa sera alle ore 21 e detto questo vi consiglio di seguire il canale di Adepto Terra, di cui trovate tutti i riferimenti come sempre in descrizione nel video. Direi che abbiamo finito, Alessandro, ci vediamo domani per la continuazione di questa league. Grazie per aver guardato.